Perché sono convinto che una ricerca filosofica oggi debba necessariamente avere la forma di un'archeologia? Perché l'archeologia credo sia la sola forma di accesso al presente. Il futuro mi sembra oggi un dispositivo, usato oggi moltissimo, come un dispositivo destinato a rendere inintellegibile il presente. Ennio Flaiano, che è uno degli scrittori più intelligenti del Novecento, una volta ha detto: io faccio progetti solo per il passato. Ecco, secondo me non si tratta di una battuta, va presa estremamente sul serio. Io dovrei dire che tutto questo libro, tutte le ricerche che ho fatto finora, sono una serie di progetti per il passato, nient'altro che una serie di progetti per il passato, che è il solo modo sensato di fare progetti. Una frase non stupida detta da Hemingway è che non ci sono scrittori viventi. Anche questo io lo credo seriamente. Un vero scrittore si pone, per così dire, in posizione di morto, o comunque per chi parla. Un tempo, nessuna persona seria parla per i contemporanei. Un tempo si diceva: ah, io parlo per i posteri. Ma oggi credo che si possa aver dubbi sul fatto che ci saranno dei posteri. E quindi io rivolgo quello che io scrivo lo rivolgo al passato. Perché il passato è così importante? Perché l'archeologia è importante? Innanzitutto bisogna liberarsi del luogo comune secondo cui quando una cosa ha fatto il suo tempo non ha più interesse. È esattamente il contrario. Le cose diventano interessanti quando hanno fatto il loro tempo. Perché? Perché solo allora appaiono in una dimensione in cui sia possibile cogliere, per così dire, un luogo per il possibile nel passato. Soltanto quando una cosa ha fatto il suo tempo si rivela in tutta la sua verità e si rivela anche per così dire, per le occasioni mancate che esso contiene. E il passato, noi abbiamo un debito verso il passato perché il passato è pieno di occasioni mancate. E uno dei compiti del pensiero è di afferrare, di rispondere a queste occasioni mancate nel passato. L'archè a cui l'archeologia, così come la concepisco, si rivolge, non è che lo scarto fra il punto di insorgenza del fenomeno e la tradizione che ce lo trasmette, i saperi che ce lo trasmettono. Overbeck chiama una volta preistoria, Urgeschichte, questo scarto, lo scarto tra il punto di insorgenza di un fenomeno e tutti i nostri saperi che lo documentano, che cercano di avvicinarsi, che ce lo trasmettono. C'è sempre uno scarto tra il punto di insorgenza di un fenomeno e il sapere. In questo senso direi, c'è qui anche la differenza tra l'archeologia come io la concepisco e quella di Foucault, no? Perché Foucault invece, come sapete, cerca di raggiungere il punto di incrocio tra i saperi, cioè le procedure di saperi accettate in una certa epoca e in un certo luogo, e i poteri accettati in un certo luogo, le procedure di potere. Ecco, in un certo senso io non è questo, è al di là, no? Perché io cerco appunto quello che io chiamo archè, è lo scarto tra il punto di insorgenza di un fenomeno e il sapere che ce lo trasmette. E credo che ogni vero storico ha bisogno di questo elemento preistorico. Credo che quello che distingue il rango di un grande storico, di un vero storico e delle ricerche correnti, è appunto che non si oblitera questo momento preistorico, no? Che la ricerca archeologica, storica, cerca di far emergere questo scarto. Il punto importante è il carattere fondamentale, centrale dello stato d'eccezione nel sistema giuridico-politico dell'Occidente, no? Questo è il punto, no? E tutta la disputa, la gigantomachia tra Benjamin e Schmitt è intorno al fatto se
lo stato di eccezione sia in qualche modo ancora interno al diritto, se l'anomia, no? Perché lo stato di eccezione è un momento, una zona anomica, un momento di sospensione della legge, questo Schmitt lo sa perfettamente, però appunto secondo Schmitt questa zona anomica, questa zona di sospensione della legge fa ancora parte del sistema giuridico. E la posizione di Benjamin, appunto, come Galli ha giustamente detto, no, si tratta invece di mostrare che no, che non ha nulla, che è esterna, che l'anomia è separata dal nomos, no? E questo è un punto fondamentale, perché appunto lo Stato, un po' così come la vedo, un po' la conclusione che davo alla fine del libro, del libro sullo Stato d'eccezione, è che in fondo il sistema giuridico-politico dell'Occidente si potrebbe vedere come una macchina doppia, no? Formata da un elemento normativo e giuridico in senso stretto, che con la terminologia del diritto romano si potrebbe chiamare potestas, e un elemento invece anomico o metagiuridico, che nella terminologia romana è l'auctoritas. Lo stato d'eccezione è il dispositivo che deve tenere insieme questi due elementi, no? E mi sembra appunto che finché questi due elementi sono ancora, si possono essere, come dire, articolati ma distinti, questa macchina in qualche modo funziona. Quello che sta succedendo negli ultimi 100 anni almeno è che questi due elementi tendono a confondersi, no? Per cui non è più possibile distinguerli, e allora la macchina in qualche modo non funziona, lo stato di eccezione diventa appunto, nelle parole di Benjamin, la norma, la regola, ed è quello che vediamo oggi, no? Noi assistiamo oggi a uno stato di eccezione che è diventata la norma, a un diritto internazionale in cui sono venute meno tutte le regole di quello che Schmitt chiamava lo ius publicum europeo, ma la guerra civile, quindi siamo davanti a una guerra civile mondiale, e dall'altra per l'interno una condizione di stato di eccezione continuo. Tra l'altro, appunto, non è più una cosa, quando io ho annunciato la prima volta questa cosa, la gente ancora non, adesso è tecnicamente vero, per esempio la Francia è in stato di eccezione continuo. Come la Germania di Hitler, perché non si capisce che cosa è potuto accadere nella Germania di Hitler, non si dà, ma come è potuto accadere? Ma come è potuto accadere? Perché dal momento che Hitler prende il potere, anzi gli ha consegnato il potere, dichiara uno stato di eccezione che non è mai stato revocato. E io non credo appunto che sia possibile oggi, in questo punto è giusto quello che tu dicevi, non credo che sia possibile restituire allo stato di eccezione i suoi limiti definiti e tornare allo stato di diritto, no? Perché appunto questo elemento anomico che è nel cuore dello stato di diritto è esploso, è emerso fuori, non c'è ritorno, non c'è possibilità di ritorno, no? Il punto centrale per me era la circolarità, come tu hai ben detto, Schmitt, tra ostilità, l'amico nemico e la guerra, no? Una volta, no, è una circolarità, vengono definite l'una attraverso l'altro. Non mi ricordo di aver veramente parlato di contraddizione. Quello che volevo dire era appunto questo: non è tanto una contraddizione quanto che la definizione che lui, classica, che lui dà della politica come la coppia amico-nemico, in realtà no, non è la coppia amico-nemico, è la guerra, no? La possibilità dell'uccisione. Se ho parlato di contraddizione, volevo riferirmi a questa circolarità. Ecco, però appunto sono d'accordissimo con Galli, lo stato d'eccezione è una struttura centrale del nostro sistema politico-giuridico, non un fatto marginale. Si è creduto per secoli che fosse uno fatto marginale. Oggi noi viviamo in uno stato d'eccezione permanente in cui questo è chiaro, no? Mi sembra. Per le cose che tu dicevi sulla teologia economica, vabbè, io lì cercavo una ricerca archeologica che riporta l'economia trinitaria, il paradigma, cioè il governo divino del mondo, il governo profano. Però qual era il punto importante per me ciò che era in gioco in questa ricerca? Era questa differenza tra regno e governo, no? Anche lì mi pareva che la macchina politica dell'Occidente, lì politica in senso stretto proprio, abbia due poli,
il regno, no? Il sovrano e il governo. E nella tradizione della filosofia politica occidentale è sempre sul regno che ci si è concentrati, sul momento della sovranità, della legittimità, del regno. Ecco, quello che volevo mostrare è che no, che è un po' il contrario. No, per cui appunto criticavo anche queste analisi di origine rossoiana, per cui il potere fondamentale non è l'esecutivo, ma è il potere sovrano, legislativo. No? Noi oggi vediamo che questo è falso. No? Noi vediamo che il potere esecutivo è quello che è importante, che non è importante Dio, è importante l'angelo, non è importante il re, è importante il ministro, non è importante la legge, è importante la polizia. Questo per noi oggi è evidente, se uno non è cieco, la polizia è il centro, una polizia che poi, come sapete, deriva da politica, no? E secondo i teorici della Polizeiwissenschaft è la vera politica. Noi siamo oggi in una situazione in cui il re regna ma non governa, e l'essenziale è il governo. No? E quindi invece, certo, questo polo di legittimità è essenziale, cioè abbiamo il Presidente della Repubblica, cioè la Regina d'Inghilterra, cioè, però appunto l'essenziale è il governo. No? Ecco, poi volevo dire qualcosa su una nozione centrale in questa mia ricerca che tu hai evocato alla fine, che è la nozione di inoperosità. Ecco, per inoperosità io non intendo affatto ovviamente l'inerzia e l'inattività. Io intendo per inoperosità, non c'è un'altra parola, non sono riuscito a trovare una parola più adatta, un'operazione che consiste nel disattivare e rendere inoperoso tutte le opere, le operazioni della religione, dell'economia, della politica, eccetera, eccetera, per aprirle a un nuovo possibile uso. In fondo, questo è quello che nella filosofia classica si chiamava contemplazione. Ecco, io ho cercato, questa mia definizione dell'inoperosità è un tentativo di ridare un contenuto concreto a questa parola che ha perduto quasi ogni senso. No? Che cosa significa contemplare? Non significa mettersi a contemplare in astratto delle vacue possibilità. No? Nel libro, la proposizione 52 del libro quarto dell'Etica, Spinoza definisce una cosa che chiama acquiescenza in se ipso, acquiescenza in se stessi, e dice l'acquiescenza in se stessi è una letizia che nasce dal fatto che un uomo contempla se stesso e la propria potenza di agire. Ecco, che cosa significa contemplare una potenza di agire? Ecco, mi sembra evidente, no? Che contemplare una potenza di agire significa un'operazione immanente, no? Questa contemplazione è immanente all'azione, non è separata, no? È qualcosa, appunto, la contemplazione, l'inoperosità è nel cuore stesso dell'opera, non è un principio separato che sta altrove, no? È qualcosa che nell'opera, nell'atto, no? Nella praxis la riconduce alla sua potenza, no? Riconduce ogni opera alla sua potenza. Quando mi si chiedeva di fare degli esempi, l'unico esempio che mi pareva concreto, più concreto e più chiaro di tutti, per cui lo faccio anche oggi, è la poesia. Che cos'è la poesia? La poesia è un'operazione nel linguaggio, non è altrimenti altrove, non è un'altra lingua, è un'operazione nel linguaggio di tutti, che però, per così dire, disattiva, rende inoperoso un certo uso del linguaggio informatico, combinazionale, perché? Per rendere possibile un altro uso, per riportarla alla potenza di dire, no? Quindi cos'è la poesia? La poesia è una contemplazione della lingua, cioè una contemplazione della potenza di dire. E la stessa cosa farei per la politica. La politica, così intesa, l'inoperosità come concetto centrale della politica, come lo intendo io, è una contemplazione della potenza di agire. Contemplare ciò che possiamo fare o ciò che non possiamo fare. No? E quindi, perché questa inoperosità è così importante? Mi sembra che sia una specie di commemorazione o ripetizione di quella che forse
l'arché delle arché veramente, no? Che è l'antropogenesi, il divenire umano del primate homo, no? C'è qualcosa, anche lì c'è qualcosa in cui un qualcosa ha, per così dire, disattivato, reso inoperoso tutte le vocazioni biologiche dei viventi, tutti i destini preassegnati, predeterminati. No, l'uomo è un essere, da questo punto di vista, senza opera. No? E quindi l'inoperosità, per così dire, riconduce l'uomo a questo momento antropogenetico, no? In cui si esperisce appunto una potenza di agire, una totipotenza di agire, non un destino, una necessità biologica o un compito sociale o politico preassegnato. E cioè, però appunto, quando Aristotele invece distingue vita contemplativa e vita attiva, vita politica attiva, secondo me ha messo fuori strada la politica e la filosofia occidentale, no? Perché appunto vita contemplativa e vita attiva sono immanenti l'una nell'altra, no? Non hanno altro senso che questo. Forse voi ricordate il bellissimo quadro di Velázquez che rappresenta Marta e Maria. Nella tradizione teologica Marta e Maria sono i simboli della Marta della vita attiva e Maria della vita contemplativa, no? In questo quadro c'è in primo piano la vita Marta che sta facendo delle operazioni in cucina e in alto, in un triangolino, si vede stranamente quasi sospeso nell'aria, nel vuoto, Maria con Cristo, cioè la vita contemplativa. Lì mi sembra appunto, lì è come se la vita attiva immaginasse, dovesse immaginare la vita contemplativa e la vita contemplativa fosse parte, no, non è separata, Marta e Maria non sono separate, no? Vita attiva e vita contemplativa non sono separate. E quindi l'inoporosità, che io penso a questo senso preciso, no? Di essere la più umana delle operazioni. Quella che appunto apre qualcosa come una politica, se per politica si intende qualcosa che non è la realizzazione di un compito, ma il riportare l'uomo alla sua potenza di agire. Ma per questo vorrei finire... la serie Homo Sacer, ho scritto un piccolo libro che si chiama Karman, che è una riflessione, che è una critica del concetto di azione. Voi sapete che nella tradizione della filosofia occidentale, da Aristotele a Arendt, la politica è definita dall'avere al suo centro questo concetto praxis, che i romani hanno tradotto actio e che noi chiamiamo azione, no? E mi ha sempre colpito che non si riesce mai a definire che cos'è un'azione. No, se poi tutti trattano, anche l'Arendt dice l'azione è il centro della politica, ma poi non ne dà nessuna definizione, o ne dà anzi una così larga che include anche la parola, è molto interessante in questo. E io ho provato a definire che cosa potrebbe essere un concetto di azione e mi sembra che il concetto di azione che ha dominato la nostra tradizione politica e che secondo me l'ha condotta alla paralisi è, primo, l'azione è definita dalla imputabilità a un soggetto, no? L'azione è definita dal fatto che è imputabile a un soggetto, si riferisce a un soggetto. Questo poi nel diritto è evidentissimo, no? Punto secondo, l'azione implica una volontà, è un atto volontario. Questo strano concetto, nessuno ha mai capito cosa significhi volontà. Se voi cercate a qualcuno che mi definisca cosa significa volontà, state certi che non ci riuscirà. Terzo punto, che è costante anche questo nella riflessione sul concetto di azione, per esempio nella scuola in Tommaso, è evidente, l'azione deve sempre essere rivolta a un fine. Quindi imputabilità, volontarietà e destinato a un fine. E ho cercato di pensare quale potrebbe essere un altro modello di attività umana che non presentasse questi caratteri, no? E l'ho definito come gesto. Cioè chiamo gesto un atto umano, qualcosa, di, no? Un'attività umana che non sia definita dall'imputabilità a un soggetto, non sia determinata da una volontà,
da un atto di volontà anche questo presupposto, no? Cioè, tutti, sono tutti presupposti, e nemmeno dalla presupposizione di un fine, no? Un'azione umana liberata da questi tre presupposti. Vabbè, io ho sempre fatto sorridere che quando Tommaso, c'è un punto appunto nella Summa in cui definisce questo, l'azione sempre rivolta a un fine, dice, certo, è vero che ci sono delle azioni umane che non sembrano rivolte a un fine, per esempio quelle che si fanno per gioco, oppure quando uno si gratta i capelli, quando uno si gratta la testa o si tira la barba, lui dice, con fricazio barbe. E dice, ma questi, non so, queste azioni, questi atti lo imbarazzano molto e cerca di ricondurli, però senza riuscirci, alla volontà e alla... Ecco, volevo solo terminare, ecco, mi sembrava che questo concetto di gesto potrebbe essere un concetto che potrebbe essere pensato come un'alternativa a questo concetto di azione che ha finito, secondo me, per paralizzare la politica occidentale. Grazie.